Uno soltanto. Ed è finito. Uno, uno, uno. Uno, 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 uno. Ne manca solo uno per l'impresa, per il sogno, per la gloria, per prendersi l'Italia calcistica. Un punto, uno all'obiettivo che sembrava irraggiungibile. Buon martedì. Ieri non ho fatto il video per tempistiche lavorative e altre cose, lo faccio oggi. Buon martedì e buon inizio di settimana a tutti quanti, popolo rosso-nero e anche non, che hanno seguito le nostre gesta nella battaglia su nell'Olimpo, dove siamo riusciti a far cadere la Dea e ci siamo innalzati noi in attesa di rimanerci, però, con quel punticino, con quel punto. Ovunque, vi invito a lasciare like e campanella attiva, sostenere il canale, commentate se vi va qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la pensate come me, insomma ditemi che vi pare e piace, ok? Io risponderò e condividete, possibilmente sostenetemi, ok? Grazie. Comunque, per iniziare, no, volevo dire, ma Leao Meravigliao, ma come ha fatto? Но Арсато считает иначе, заброс вперед, Рафаэл Ляо, самый бьющий футболист Милана, забивает! Scusate, ma Turbo Teo, ma che ci ha combinato, eh? Senza parole, che reti, ma soprattutto Teo, che reti, cost to cost, tecnica, potenza, velocità e voglia d'andare a concludere e prendersi la gloria e la rete. Purtroppo, ahimè, allora ragazzi, come io ci speravo fino all'ultimo, ma devo fare anche complimenti ragazzi a quest'Inter che non molla e fa vedere anche le loro grandi qualità, le grandi loro doti di squadra, perché è una signora squadra. Forse è la squadra, no forse, sicuramente la squadra più completa, più competitiva, più qualità fisiche e tecniche, come dico, da tutto l'anno del campionato. Però ci sono anche altri fattori, noi forse siamo più gruppo, siamo più uniti, abbiamo più fame, non lo so, ci ha aiutato anche l'assenza dalle coppe, ci sta anche quello, e siamo lì che le guardiamo e le teniamo sempre a quei due punti, che però ancora non basta. Io volevo evitare, speravo che il Cagliari riuscisse a stopparli e consegnarci questo campionato, ma non è stato. Perché? Perché lì c'è una squadra forte, e sono forti quelli ragazzi. Il Cagliari non facevano due passaggi su due, ragazzi, no, ne facevano due in fila. Perché l'Inter non le va a giocare, ragazzi, è così. E dunque fu così che ci giocheremo tutto all'ultima, alla 38esima ce la giocheremo nel gran finale. Noi andiamo a Sassuolo, un campo che per noi è sempre stato un tabù, tranne una volta, poi le altre sfide abbiamo sempre sofferto, perso o pareggiato malissimo per il rotto della cuffia. Loro ospiteranno una Sampdoria che ora vediamo cosa farà, ma potrebbe essere già salva, e noi dobbiamo conquistare la vittoria. Dobbiamo vincere, che a me questi due risultati su tre a me non mi garbano. Bisogna rimanere belli attivi, belli concentrati, belli sul pezzo, perché non voglio sorprese finali. E come ho detto ieri sera nel post partita, e io ho letto, ho anche risposto io su WhatsApp, vari gruppi, che primo tempo è vero, abbiamo fatto schifo, noi abbiamo giocato male, e do ragione a tutti, ma però ragazzi è anche capibile, perché bisogna anche capire, vi prego di capire, di riuscire un attimino a sforzarvi, che prima di tutto giocavi con quasi 30-32 gradi, primo, fine stagione, primo.
La squadra era tesa perché i ragazzi erano tesi, li vedevamo, ragazzi sbagliavano più l'appoggio più elementare, giocavano, eravamo sempre in controtempo, poco convinti, impauriti nei contrasti, in attacco non riuscivamo a avere quel tocco in più, non riuscivamo a essere un po' tanto incisivi, pericolosi. E poi dovevamo fare anche conti con quel che si voglia dire, come ha detto di sera, con Atalanta che ha giocato più di metà anno senza punte, senza attaccanti, con tra l'altro come attaccante Pasalic. L'Atalanta che ragazzi ti pressava sempre, ogni volta che veniva il portatore di palla, che riceveva il pallone, raddoppiavano sempre, palla a lui, Krunic, raddoppio, palla a Tonali, raddoppio, palla a Leao, raddoppio. Anzi, triplicavano delle occasioni e poi anche con i movimenti offensivi, perché dietro si chiudevano bene, dietro si sono chiusi bene. Noi abbiamo sofferto anche le loro ripartenze, perché hanno qualità, non guardate la classifica, hanno qualità, e davanti quel Muriel che svariava destra, sinistra, centrale, destra, sinistra, ci ha creato un po' di grattacapi. Magnan si è fatto trovare pronto, più i difensori, Kalulu e Tomori, ma ormai non sono più una novità. Raga, non era tanto scontata giocare bene, io riscrivendoli, perché gli ho risposto, ho detto ragazzi aspettiamo un secondo tempo, che il secondo tempo qualcosa succede, succede, e infatti che è successo? Successo che siamo riusciti a trovare quell'imbeccata con Leao. Poi dopo Teo, la sua rete, eravamo sempre un po' contratti, leggermente, anche poi con le sostituzioni Pioli ha aggiustato la squadra, anche se pur soffrendo siamo riusciti a tenere i metri, a non perderli, a mantenerli stabili, i metri sul campo, e poi con Teo, un'Atalanta aperta, sbilanciata, giustamente per cercare il pareggio, lui poi ha fatto meriti suoi perché ci ha illuminato di piacere, ci ha illuminato di piacere, però non era tanto scontata, non era, forse era la più complicata tra Fiorentina, Verona e forse Sassuolo. Quella di ieri era l'avversario più pericoloso che ci poteva capitare. Col Sassuolo dipenderà come giocheremo, come lo prenderemo noi, ma ieri era quella più dura. Era quella più dura. Per tanti, una serie di tanti motivi, fattori che ho appena. Ditemi cosa ne pensate. Comunque, ragà, grande, grande tifo, grande stadio, ragazzi, San Siro in quel modo erano anni che non si vedeva. Complimenti a tutti, alla squadra, a Pioli che ha azzeccato cambi e formazioni titolari e ha tenuto l'alta concentrazione in queste ultime partite. Siamo vicini al sogno di una squadra che ha tenuto come principale obiettivo il budget, il bilancio in confronto di tante altre squadre, sia europee che anche italiane, che hanno destra a sinistra. Destra a manca per vincere il campionato, per la Champions League, per l'Europa Italia. Noi no, siamo rimasti lineari con il nostro progetto. A gennaio hanno avuto ragione loro senza fare acquisti, hanno avuto ragione perché ci hanno visto lungo, soprattutto Paolino, il nostro Maldini ha visto lungo per le qualità della squadra e dare fiducia alla squadra. Ok, per il prossimo anno se ne riparla, con gli acquisti serviranno e tutto il resto perché. Ci sarà competizioni, ci sarà mondiali, ci sarà poi ci sono sempre gli infortuni, ci saranno di mezzo, tante tante cose. Intanto accingiamoci andare a Sassuolo e prenderci questo cazzo di scudetto che sarebbe il nostro 19esimo. Tutto lì. Onore, complimenti all'Atalanta per quello che ha fatto in campo e non ci ha regalato nulla e sono contento così perché dobbiamo meritarcele. Complimenti soprattutto ai nostri che l'abbiamo presa con le unghie e coi denti, l'abbiamo agguantata e resistito. E ora niente, siamo all'atto finale. E così fu. E così fu che il campionato Serie A 21-22 si concluse alla 38esima con il gran botto finale. Il grande botto. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao.